Buongiorno a tutti, io sono Barbara Lezzi, sono al Senato e faccio parte della Commissione Bilancio. Bene, quando è arrivata la legge di stabilità, era intorno alla fine di ottobre, noi sulla scorta del lavoro che aveva fatto Mattia, bravissimo, con gli imprenditori, abbiamo presentato un emendamento con il quale si aboliva l'IRAP al di sotto dei 10 dipendenti e si istituiva almeno un pezzo di quel reddito di cittadinanza che noi vorremmo come scudo alla civiltà finalmente per questo paese. Ecco, di fronte ai nostri emendamenti perfettamente coperti dal punto di vista tecnico, tant'è che avevano passato il vaglio anche del servizio studi del Senato, alla fine, dopo diverse nottate ed anche insistenze, il vice ministro a un certo punto che cosa mi dice? Mi dice: guardi, io le devo dire di no, ma non per questioni di copertura, perché il sì o il no, il parere favorevole non è soltanto una questione veramente tecnica, ma è più che altro una questione di intento politico, per cui non vogliono attuare quello che il movimento chiede ragionevolmente, pur riconoscendo che sono azioni di buon senso, perché in realtà, contrariamente a quanto dicono, perché quando vanno in televisione loro usano questa deformazione psicologica della proiezione, dicono di noi quello che sono loro chiusi nei nostri confronti, sono loro, perché sanno che stanno perdendo piede sempre di più, e si vede anche da questa riforma, pseudo riforma delle province, che sono tutti dei nominati. Perché? Perché sanno che non possono andare alle elezioni per adesso, ma ci andremo, io sono sicura, prestissimo, perché si stanno facendo una guerra veramente a sangue e andremo finalmente noi al governo a fare le cose che si devono fare per bene e immediatamente. Molto cinico, se vogliamo, perché dagli ultimi rendiconti, il bilancio di previsione, poi si fa la legge di assestamento in cui si quadrano un po' i conti. Bene, per il 2013 noi abbiamo dovuto constatare che ci sono stati 30 miliardi di inferiori entrate, di minori entrate. Ma perché questo succede? Succede non perché magari spostano un finanziamento da una categoria all'altra, come diceva Mattia, perché quello serve solo a drogare il mercato, a drogare e a dire: adesso sono queste persone che ci devono mettere un po' di soldi in tasca, così come hanno fatto con l'Expo, così come fanno con l'ILVA, così come fanno con la terra dei fuochi, andando in deroga a tutte le normative antimafia, perché quello è drogare, perché quello poi tu mi assicuri l'elezione e c'è un gioco di potere reciproco. Quello che noi invece andiamo a chiedere è un'estensione dei benefici per tutti, e allora si deve andare in Europa, ma non come dice Renzi, che dice sì, vado, però rispetto il 3%, no, noi andiamo in Europa perché siamo un paese fondatore dell'Europa, siamo il secondo settore manufatturiero dell'Europa, allora andiamo lì a dire: tu per 4-5 anni non mi devi lasciare stare, ti devi dimenticare che esisto, basta, io devo abbassare la pressione fiscale di 7-8 punti a tutti in maniera ragionevole e immediata, perché io ho bisogno di rimettere in piedi un paese che mi avete fatto inginocchiare per le vostre formule. Perché quando noi parliamo dell'Europa delle banche, ma non giuro, non è una questione ideologica, noi lo vediamo ogni giorno. Allora, se la BCE dà i soldi alle banche, le quali strozzano le imprese e le famiglie, perché? Perché vengono anche indotti a comprare il debito pubblico, questo fanno le banche, ci guadagnano prima e lo devono fare per sostenere il nostro debito sovrano, perché altrimenti fallisce quell'altra banca. A noi queste cose non interessano, perché stiamo fallendo noi, e i soldi che vengono dati alla BCE devono andare all'impresa reale, all'economia reale, alle famiglie che vogliono comprare casa, vogliono comprarsi mobili, vogliono comprarsi una giacca nuova, un paio di scarpe nuove, perché qui si sta togliendo il desiderio di tutto. Io ormai ascolto persone che si giustificano anche se devono andare dal dentista, è una cosa veramente incivile, indecente per un paese nel cuore dell'Europa, è una cosa veramente vergognosa ormai, che non si può più sostenere e che fa male a tutta l'Italia, fa male anche ai conti dello Stato, perché poi abbiamo, a fronte di tutto questo, noi che cosa dovremmo avere per andare in Europa e parlare chiaramente? Un governo serio e libero, come dicevano, perché se noi aumentiamo
aumentiamo le tasse di 20 miliardi, tra i 20 e i 26 miliardi negli ultimi 20 anni, Berlusconi compreso, si definiscono sentinelle fiscali, ma se andate a guardare sul sito del MEF, invece di aumentare le tasse hanno diminuito le detrazioni, è comunque una maggiore imposizione per noi, comunque noi ne abbiamo di meno, e hanno fatto un trend continuo. Di questo passo cos'è? È aumentata anche la spesa pubblica, tutti quegli sprechi lì aumentano grazie al fatto che noi continuiamo a pagare le tasse. E se ci guardiamo un pochino di conti, vediamo che su 537 miliardi di entrate, scorporando tutta la gestione del debito pubblico, solo 37 miliardi sono destinati agli investimenti. Ora, se un paese non investe sul suo futuro, sui suoi giovani, se si ferma soltanto a fare questa spesa da amici degli amici, ad enti inutili, ad auto blu che le vende 110, le compra 300, perché questo fanno, questo noi lo vediamo passare ogni giorno, è chiaro che non ha futuro, si è abitata su se stessa e non può garantire più nulla. La cosa più sconcertante è che continuano, proseguono negli ultimi giorni anche con Renzi Premier, perché che cosa è successo l'altro giorno? Noi dovevamo sistemare la questione dei fitti d'oro, partita con Fraccaro che poi è arrivata da noi in Senato, perché va e viene questa norma proprio dal decreto Salva Roma, che viene ritirato, poi rimesso, poi ritirato, poi rimesso. Conclusione, io chiedo un piccolo emendamento in cui chiedo che questa normativa che concede alla pubblica amministrazione di lasciare quegli immobili, se ne hanno degli altri che sono più vantaggiosi, anche riguardo ai fondi comuni. Ora è una questione un pochino più complessa, ma sono sempre dei fondi comuni privati che affittano la pubblica amministrazione e sono la parte grassa, diciamo, la parte più consistente di questi affitti d'oro. Scende il cielo, no, questo non si può fare, e ci hanno detto di no. Ci hanno detto di nuovo di no, perché eppure il super commissario per la spending review, quello che dovrebbe fare i tagli, quello che dovrebbe eliminare gli sprechi, ha indicato proprio nei fitti passivi uno degli sprechi da togliere. Allora quando io ti chiedo, ma scusatemi, ma abbiamo ascoltato Cottarelli, Renzi va dicendo che trova 10 miliardi, poi 5 miliardi, 3 miliardi, ah no, ne ha 20 ma ne spende 10, una cosa folle, non è vero, non ci sono questi soldi, non è vero, ci sono proprio le carte che lo dicono, non ci sono questi soldi. Allora dico, dobbiamo recuperarli in qualche modo, prendete questo emendamento, ma fatelo vostro, firmatevelo voi, basta che lo fate, avete il nostro voto. No, non si fa, perché sono legati uno all'altro da questo filo di interesse che si fanno veramente uno scudo quando parliamo noi. Loro alzano dei muri invalicabili perché non possono fare quello che noi gli chiediamo, non lo possono veramente fare. Io voglio dire qualcosa a proposito dell'imprenditore che ha parlato prima. Quando abbiamo fatto questa legge di stabilità, in cui abbiamo visto che c'erano 34 miliardi di nuove entrate, quando noi abbiamo visto che le spese per la ricerca venivano date soltanto alle grandi imprese e non alle piccole e alle micro, quando queste nostre piccole proposte veramente di buonsenso sono state sempre bocciate, a un certo punto, dopo una ventina di giorni rispetto a tutto questo, viene eletta perché raccoglie la fiducia per questa legge di stabilità. Ebbene, siccome io probabilmente, perché sono nella commissione bilancio, ma molti altri dei miei colleghi, io ricevo ogni giorno, non sto scherzando, ogni giorno la lettera, un'email da parte di un imprenditore che è sull'orlo del suicidio, o delle mogli di un imprenditore che si è suicidato. Io gliel'ho detto a lettera, ho detto, ma soltanto noi riceviamo queste mail e queste lettere? Perché due sono le cose, se le ricevete o le ignorate siete degli assassini. Qui persone per bene non ce ne sono, dall'uno fino all'ultimo. E se invece non le ricevete è ancora peggio, perché non avete la fiducia degli italiani, ed è per questo che noi dobbiamo tornare a votare, e noi siamo sicuri che andremo veramente al governo e andremo a battere i pugni sul serio in Europa, ma essendo anche seri, andando a dire noi li facciamo i tagli, noi rivoltiamo lo Stato come un calzino, togliamo tutte le inefficienze e lo facciamo sul serio, ma che siano le inefficienze però, perché il taglio lineare, perché di questo si tratta, perché quando Cottarelli viene e mi parla
sì, tagliamo un po' di qua, un po' di là, sono gli ennesimi tagli lineari fatti così, togliamo un po' di qua, un po' di là, diminuiamo i giorni di degenza nella sanità, aumentiamo le tariffe per il trasporto locale e ferroviario, ma questo non è un taglio, e sono delle altre entrate che state chiedendo ai cittadini, questo è, noi non lo faremmo mai questo, ma perché non possiamo prendere esempio dagli altri paesi europei, dove hanno proprio lo Stato, un suo processo produttivo che vede come fine il servizio al cittadino. Ma io insomma, io ho avuto anche mio padre che aveva 55 anni ed ebbe un terribile infarto, poi è stato bene, ma se tu me lo mandi a casa che non si regge in piedi, è chiaro che dopo una settimana ti torna e ti stai invece che 3 giorni in più, 30 giorni in più, ma insomma al di là del fatto proprio personale ed umano, vogliamo pensare a veramente come un'azienda, a fare quello dobbiamo fare, a non spendere il triplo, il doppio. Io questo volevo dirvi, volevo veramente chiedervi di informarvi molto, di guardare molto su internet, perché voi sapete noi non abbiamo un buon rapporto con l'informazione, perché non ci fidiamo, perché quando noi diciamo qualcosa loro spesso ne ripropongono un'altra. Dall'altra parte noi vi aiuteremo un po' sempre di più ad andare in televisione, a darvi il gancio, perché ci siamo anche resi conto che l'assenza completa dai media più tradizionali non aiutavano poi il territorio, non aiutavano i nostri attivisti a rendere merito a quello che noi facciamo, anche e soprattutto grazie a voi comunque, perché come diceva Mattia Fantinato, Sergio Puglia, noi ascoltiamo sempre molto i cittadini, ma perché? Guardate, non perché noi vogliamo per forza dire siamo estremamente democratici, ma c'è anche più semplice, perché io per esempio la questione delle piccole imprese la conosco abbastanza bene, io ci ho lavorato per 22 anni, mi ha dato da mangiare, ho comprato una casa, avevo una macchina, avevo una vita tranquilla, andavo in palestra, andavo al cinema, per cui è una risorsa e io capisco che sia veramente preziosissima, preziosissima. Quindi però ci sono tantissimi altri aspetti che noi non conosciamo bene approfonditamente e siete proprio voi a darceli. Voi sapete bene che anche con il portale ci stiamo sviluppando sempre di più per avere l'interazione con voi. Credeteci in questa cosa, perché noi dobbiamo andare al governo, non Barbara Lenzo, Mattia Fantinati, noi non sappiamo chi sarà il prossimo turno, ma ci deve essere il movimento, perché porterà cittadini comuni che conoscono l'economia reale, la vita reale, i servizi reali, e porteranno veramente, rialzeranno questo paese, perché ne ha tutto il merito ed il prestigio per riprenderselo questo paese, che stanno cercando sempre di rubarcelo queste lobby legate alla politica, legate ai partiti, che sono lì veramente in una maniera grigia, proprio sono lì fermi, dicono e fanno quello che gli si dice di fare, non entrano nel merito di niente, a loro non interessa nulla se non mettersi lo stipendio in tasca e mantenere i loro diversi incarichi. E poi non mi venga a parlare dello stipendio di Moretti, perché signori miei, non è soltanto quello lo stipendio da aggredire, ma è una serie intessuta di incarichi in cui danno gli amici degli amici, e chi non viene eletto viene piazzato necessariamente da qualche parte. Guardate che per esempio le regioni del sud sono quelle che spendono di meno i fondi europei, perché c'è, dicono, almeno così dicono, una incapacità da parte dei dirigenti delle regioni. Allora, prima di tutto riconosciamo che ci sono delle incapacità che sono dovute alla politica che li ha messi là, allora formiamoli. No, non si formano, se stanno andando a costituire una nuova agenzia che dovrebbe prendere questi fondi, aiutare la regione poi a spenderli, a destinarli, quindi un nuovo carrozzone con dei nuovi nominati, e ho letto qualche giorno fa sul giornale che volevano mettere a capo di questa agenzia un economista del sud che si chiama Viesti e che era il direttore della ente autonomo Fiera del Levante. Io sono pugliese, quindi conosco bene la cosa. Faceva un buco ogni anno di 5 milioni di euro, fino a quando è stato costretto alle dimissioni. E tu me lo metti a gestire i fondi? Me lo metti a gestire i fondi? Per noi è sempre normale, ma è così. Oppure, voi sapete quanto il movimento ci tenga comunque la parte ambientale. Adesso io non conosco tutto il testo della legge 52 di cui parlava il signore, ma io so una cosa, che una piccola microimpresa, se apre un bar, se apre un ristorante, deve avere autorizzazioni, concessioni, le luci, le scale, le sedie, bagni, antibagni, cazzi, mazzi, tutto quanto, arriva l'ILVA, siccome paga la campagna elettorale di Bersani, e a fronte di un'AIA, dopo che
Silva ammazza la gente, e se vogliamo essere cinici, no, è un costo enorme per la regione Puglia, l'ILVA a livello sanitario, per non parlare di tutta la cassa integrazione e mobilità che fa fare, perché altro che 20.000 posti di lavoro, non ci sono quei 20.000 posti di lavoro. Ma arriva l'ILVA e con un piccolo articolo in un decreto in fondo al mondo che cosa scrivono? L'importante è che l'ILVA inizi l'80% delle prescrizioni AIA, inizi. È come dire, se io devo aprire un bar, faccio prima metà antibagno, un pezzo di banco, un pezzo di sedia, un pezzo di... e sei a posto, con il silenzio assenso. Questa è complicità. Ecco perché io ormai dopo un anno, io davvero prima li guardavo in faccia e dicevo, ci sono anche delle persone per bene, non ce n'è neanche una. Io sono accetta.